Ciao, ci siamo. E quindi dopo il primo livello, i codici segreti della vendita secondo Zio Mike, che abbiamo realizzato il 3 maggio, ora andiamo al secondo livello. Nel primo abbiamo analizzato l'abito interiore, l'abito esteriore e quindi tutti quei percorsi che devono essere fatti per arrivare a un processo di vendita, di cui ci occupiamo adesso. C'è stato il lockdown, il Covid, tutto quello che abbiamo visto, noi non ci possiamo fermare, perché a tutti quelli che dicono andrà tutto bene, io rispondo solo se vendiamo. Altrimenti non andrà tutto bene e quindi dobbiamo continuare, non possiamo fermarci. È esploso il mercato online, così anche le Zoom che sono state fatte, quindi ognuno si è mosso e devo dire grazie a Dio. Mi occupo di vendita da circa 40 anni, ne ho 40 biologici, quindi penso un po' dalla nascita. Alla luce di tutto questo, cosa voglio dirti? Dobbiamo realizzare il secondo livello, quindi noi andiamo avanti. Covid, non Covid, lo faremo online. Abbiamo bisogno di continuare, non fermarci. Quali sono i processi che analizzeremo? Quindi abbiamo prima studiato l'abito interiore, l'abito esteriore, cioè quali sono le peculiarità di una persona che vuole occuparsi di una professione così straordinaria che è la vendita. Vendita viene dal latino venum dare, ti do per un prezzo. Il tuo prezzo qual è? La determinazione del prezzo è dato da quello che un'azienda è disposta a pagare per avere i tuoi servizi. Quindi il tuo fizio nella professione vendita è parametrato al reddito che riesci a realizzare. Bene, noi ci occuperemo di questi processi nella prossima sessione, di tutti quei processi collegati alla presentazione del prodotto, che deve essere liturgia. Immagino un po' in una chiesa, un prete se non ha, dicono l'abito non fa il monaco, l'abito fa il monaco. C'è anche un'altra battuta che dirò poi al seminar, e che il mio social coach Nunzio Giancola, che mi segue e conosce molto bene, ma lascio come sorpresa della diretta. E poi ancora, una volta che abbiamo capito questa liturgia, parlavo del prete in chiesa, deve avere il suo abito per potersi immaginare in jeans, maglietta che distribuisce ostie, quindi l'abito è importante. Quindi alla liturgia della presentazione, poi c'è un'intervista importante, poi c'è la chiusura, poi c'è l'acconto, ma come si fa? Ecco, questi sono processi che è neurochirurgia psicologica, che bisogna conoscere assolutamente. Ma la prima cosa che voglio dirti, che ho rimarcato nella prima sessione del 23 maggio, non dimenticare che non vendi un prodotto, non vendi un servizio, vendi la relazione, vendi l'emozione. Questa è la base di tutto, e quindi l'empatia, il quoziente emotivo, quei processi connessi al conoscere l'altro. Noi dobbiamo essere prima amati dal cliente. Non devi fare una vendita, devi fare un cliente, che è diverso, e quindi creare la fidelizzazione. Quindi ti invito in questa analisi, in questo percorso, in questo successo incredibile che è la vendita, ma sarà un'esperienza bellissima, anche perché senza fatturato, una persona che si occupa di vendita, vogliamo fare tante teorie. Beh, io dico la grande differenza che esiste fra il colto e il saggio. Il colto sa, il saggio fa, e quindi non basta la conoscenza teorica, ci vuole il profumo della strada. Bene, il mio percorso di vita lo spiega senza, non devo incensarmi adesso, non devo dimostrare nulla. Puoi andare su internet, dare una occhiata, ma vale i libri, gli audio, le opere che ho pubblicato, in modo particolare sulla conoscenza dell'altro, in modo particolare il capirsi al primo sguardo, fisionomica, psicosomatica, semiotica, fisiologia della comunicazione e quindi deambulazione, prossemica, PNL, come coach internazionale in PNL. Quindi il percorso è molto completo, il successo è dato dalle competenze, non è fortuna, la fortuna non esiste. La fortuna è quando le competenze incontrano l'opportunità. Bene, noi abbiamo questo scopo, parleremo appunto di competenze e di opportunità per avere successo. Ti invito, ti saluto con simpatia, ci vediamo, ciao!